Via. E faccio partire il riscaldamento. Ci facciamo 10 jumping jacks, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso uniamo le punte dei piedi e per 10 volte con le gambe tese vado giù, dove riesco porto sulle braccia. Tocco terra, porto sulle braccia. Adesso che siete tanti vi dico anche un'altra cosa. Io e Ilaria stiamo pensando, dato che vi piace molto allenarvi con noi, di creare una sorta di, non posso svelare troppo, ma una gym online dove vi potete allenare insieme a noi. Quindi tutti gli allenamenti sono poi registrati da noi live, quindi non più la schedina con l'esercizio cliccabile, ma allenamento guidato da noi di vario genere. Però basta, non vi dico nient'altro. Se vi piace l'idea, datemi qualche feedback, ok? Bene, da qua di nuovo torno giù verso l'alto. Tra 45 secondi si parte con i burpees, quindi tra 10 secondi ci fermiamo. Facciamo ancora 5 jumping jacks, giusto per scaldare un po' le spalle e far salire il battito. Teniamo sempre il primo giro un pochino come riscaldamento, quindi non andiamo a spingere come pazzi nel primo giro. Vedo tante manine in su, sono contento, dai che siamo quasi 600, forza, eh? Allora, tra 15 secondi si parte con i burpees. Mannaggia me. Quindi faccio un attimo la versione facile, poi la versione media, poi quella difficile. Quindi tra 3, 2, 1, via si parte. Chi fa fatica appoggia le mani, porta i piedi indietro e torna su. Appoggia le mani a terra, porta i piedi indietro, torna su. Un po' più difficile, appoggio le mani, saltino e salto verso l'alto. Appoggio le mani, saltino, salto verso l'alto. Più difficile ancora, vado giù, salto. È quello che farò io. Mi spalmo a terra e salto su. Mi spalmo a terra, salto su, mi spalmo, ancora 20 secondi. Ricordatevi che oggi nel lavoro cardio possiamo spingere un pelino più di ieri, magari non il primo giro, perché abbiamo 3 minuti poi nel circuito di addome dove il battito un pochino si abbasserà, ok? Perfetto, partiamo con i nostri plank. Vado a toccare le spalle, vado a toccare i fianchi, vado a toccare le anche, vado a toccare le ginocchia, vado a toccare la punta dei piedi, spalle, fianchi, anche, ginocchia, punta dei piedi. Vi ricordo che non dovete morire, ma dovete arrivare alla fine. Quindi l'obiettivo è allenarsi insieme, divertirsi, ma cercate di personalizzarvi un pochino l'allenamento, perché per 600 persone mi è un po' difficile. Quindi quello che possiamo fare è cercare di fermarci un po' prima nel caso in cui l'esercizio è molto molto pesante, va bene? Quindi se non ce la fate più, stop, recuperate. Se siete devastati, saltate un minuto pieno e ripartite a quello dopo, non è un problema. Vogliamo allenarci, vogliamo muoverci, ognuno deve andare al suo grado di difficoltà. Questo è un po' il bello di poter allenare tante persone insieme, con un po' di metodo e un po' di esperienza riusciamo a fare un lavoro fatto un po' cucito su ognuno di noi, ok? È ovvio che chi ha patologie, problematiche articolari, eccetera, ha bisogno sicuramente poi di uno specialista. Queste cose non si possono affrontare via direct o via live, ok? Benissimo. Ancora 10 secondi. Forza. Dai che siamo al primo di 5 giri. Andiamo in formissima. Benissimo.
10 secondi, ci mettiamo giù e abbiamo la tenuta Superman. Quindi se faccio troppa fatica a rimanere così per 50 secondi, semplicemente appoggio la mano destra e il piede sinistro a terra e alterno un po', sto su, sto su, sto su, strizzo le chiappe, strizzo i lombari, paravertebrali, oppure rimango in tensione. Ok, questo è un ottimo esercizio per il rinforzo di tutta la catena posteriore, da paravertebrali, quei muscoli verticali lungo la schiena, lombari, chiappe, femorali, sentirete lavorare sicuramente, in tenuta ovviamente. E stop, ci mettiamo a pancia in su e facciamo lo starfish crunch. Domani vediamo se fare tutto upper. Ok, da qua facile, mi tocco le ginocchia, medio le tibie, più difficile arrivo alla punta dei piedi o di lato. La mano di appoggio, il braccio che rimane giù, questo mi aiuta a spingermi un pochino verso l'alto e renderlo più un'escursione un pochino più ampia. Ok, cerco di andare su. Sono tanti 50 secondi, quindi ricordatevi che non è un'onta personale fermarsi e recuperare. Se mi ascoltate e vi allenate con me costantemente, vedrete più risultati che fare un allenamento della vita una volta e poi fermarsi. Più importante essere costanti nel tempo. Secondo giro, burpees, mi scendo, mi spalmo a terra, salgo su. Ormai dovreste sapere come fare la versione facile e la versione intermedia. Se vogliamo renderlo più difficile, basta in questo caso aumentare la velocità, quindi posso andare più veloce, ok? Io conosco il mio ritmo e so che andare così a questa velocità riesco a tenerlo per 50 secondi abbastanza tranquillamente. Ok, 10 secondi. Ok, dai che siamo al secondo giro, battito sale, abbiamo dalla spalla ai fianchi, cioè ai fianchi, al dorsale, ai fianchi, alle ginocchia, alle punte dei piedi, vediamo se riusciamo a farne 4, anche ginocchia, punte dei piedi. Ok, partiamo con la terza. Cerchiamo di stare col sedere non troppo alto. Ginocchia, punte dei piedi. Qua posso alzare un po'. Ok, abbiamo 20 secondi. Stanno ancora due. Fianchi, ginocchia, piede, piede. 10 secondi. Vediamo se ci sta l'ultimo. Ok. Perfetto, pausetta e ripartiamo con jumping jacks. Scusate, intanto sto facendo un casino con l'orologio. Forza! Forza, 25 secondi, tocco con le... quando i piedi si uniscono le mani toccano le cosce, quando i piedi si allargano le mani toccano sopra la testa, facciamo tutto il movimento ampio, non cose di questo genere, sono incasinato. Ok, forza, 5 secondi e stop.
Ok, tenuta Superman e si parte. Ok, partiamo, intanto io sistemo qua, ho fatto un po' di casino. Ok, forza, su, bene, andiamo, connesso, tengo, sto su, se non ce la faccio, mano destra, piede sinistro, sto su, cambio, strizzo, cambio, strizzo, ma cerco di tenere il più possibile. Dieci secondi. E stop. Ok, abbiamo Starfish Crunch. Ci mettiamo a pancia in su, gambe distanti. Vado a toccare la punta dei piedi. Forza, il braccio di appoggio ci aiuta a alzare un po' di più il busto e arrivare più in alto possibile. Gamba tesa o semitesa, abbiamo ancora 20 secondi. Questo so che può essere un po' tosto, però se usiamo bene anche la mano d'appoggio riusciamo a fare un po' di leva e portarlo avanti per 50 secondi. E stop. Allora, sono passati 10 di 25 minuti, quindi con questo giro che facciamo adesso passiamo alla metà. Ok, via. Burpees. Vediamo quanti riusciamo a farne. Una decina, 3 ogni 10 secondi. Già un buon ritmo. Forza, mi spalmo per terra. Vi ricordo che i burpees non sono dei push up o piegamenti sulle braccia, quindi in questo caso non devo tenere la discesa, devo spalmare giù e cercare di arrivare a terra più velocemente possibile senza sfondarmi lo sterno, salire su, fare un piccolo saltino. Forza. E stop. Ok, 150 battiti, va bene, poca pausa. Vi ricordo, per la millesima volta, non mi odiate se ripeto troppo le stesse cose, per chi inizia oggi cerchiamo di valutare le nostre capacità e nel caso mi fermo un po' prima, ogni minuto, magari faccio 30 secondi. Magari faccio un po' di pausa, magari ogni tanto salto un minuto. L'obiettivo è arrivare fino alla fine. Ok, ginocchia, ginocchia, piede, piede, spalla, spalla, dorso, anche, ginocchia, ginocchia, piede, piede, spalla, spalla, anca e stop. Benissimo, vediamo come va, vai, in 10 secondi, tanti ok. Jumping jacks, via. Vi facciamo risalire un po' il battito, le mani toccano sopra la testa e alle gambe, non dovete proprio schiaffeggiarvi, ma un po' di rumore si può fare. Ok, tocco, gambe toccano, mani sopra la testa toccano. Qua cerchiamo di, se riusciamo, andare fino a, alla fine. Questo è un esercizio che non è molto invasivo a livello muscolare, però a livello cardio ci fa salire bene il battito. Forza, 10 secondi. Da ieri era peggio.
Ok. Superman, hold. Sono sdraiato a terra e volo. Su, tengo. Se non ce la faccio, piuttosto che morire per terra, appoggio una mano, appoggio un piede e vario, cambio, gamba piede, strizzo, 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 ho tutte e due. Strizzate le chiappe, lombari strizzati, petto che cerca di staccarsi un po' da terra, mani qui, testa neutra, cinque secondi, ok, non quanti siamo ancora, 530 oggi, bene, 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 starfish crunch, tocco, tocco, dai che abbiamo passato la metà, forza, adesso tutti quei pensieri di adesso smetto, mi fermo, possiamo mettere via perché tanto abbiamo superato la parte difficile, ci mancano solo due giri, forza, tengo sul gomito nel braccio appoggiato a terra e vado. Stop, 10 secondi e si riparte. C'è un controllino al microfono, ok, tutto a posto. Penultimo giro, burpees, mi spalmo a terra. Se qua c'è qualcuno che sta un attimo collassando, questo giro qua lo fa un pochino meno lungo, quindi si ferma un po' prima. Vi dico io magari quando sono passati 30 secondi, così ve ne lascio eventualmente altri 30 per recuperare. Forza. Ok, adesso sono passati 30 secondi prima dell'inizio del prossimo esercizio, ne mancano 30. Sono 25 e alla pausa 10 secondi. Forza. L'ultimo. Ok, benissimo, insomma, e si parte con plank, shoulder, che sarebbe la spalla, to knee ho scritto, ma in realtà sarebbe to, quindi la pianta del piede, cioè la punta del piede, scusate, comincio a sdraionare, fianchi, ginocchia, ginocchio, punta del piede, dai che cerchiamo di farcene stare altri due, ok, forza, punta del piede, spalla, spalla, dorso, anca, ginocchio, ginocchio, piede, piede, spalla e stop. Bene, vediamo qualche messaggino. Jumping jacks. Ragazzi, la diretta non la salvo su Instagram, ma la carico su YouTube. Per due motivi. Uno, perché si vede meglio su YouTube. Due, perché voglio spingere il canale YouTube, quindi voglio una mano da parte vostra. Come iscrizione al canale, interazione sul canale, perché dato che noi creiamo tanti contenuti gratuiti, il ritorno che abbiamo è quello di visibilità. Quindi se volete fare una cosa utile per me, mi date una mano e andate a guardare un po' i video anche di là, ok? Così posso promuovere anche iniziative come quella della donazione alla protezione civile
grazie a MyProtein, con più visualizzazioni, più visibilità. Lo vedono più persone, possiamo donare più soldi, eccetera. Ok? Pausa proprio oggi, a me sembra meno di 10 secondi. Da qua, su. Dai che siamo a 19, questo è il 19esimo minuto su 25, quindi ci siamo, dai. Tengo. Ormai quando ti raffreddi come ieri hai subito l'ansia di contagi, invece oggi grazie a Dio sono usciti 3 volte in 3 settimane, cazzo, ho detto cazzo. 20 secondi. Anzi 10 adesso. Teniamo. Brucia tutto. E stop. Pancia in su. Starfish crunch. Chi deve recuperare si ferma un attimo e riparte tra qualche secondo. Non c'è problema. Forza. Ancora 15 secondi, mi aiuto col braccio in appoggio, 5, so che è tosta, e stop, pausa, ultimo giro, forza, non molliamo, voglio ancora in tanti, una 30 sono andati, forza, ultimo minuto, è l'ultimo giro, magari l'ultimo minuto, burpees. Dai che è l'ultimo giro, forza, non si molla. Dai, quasi 500 persone che non mollano, è un bel risultato, forza. Io volevo arrivare a 1000, ma probabilmente mi serve qualche personaggio famoso che mi condivide. Quindi se conoscete personaggi famosi su Instagram, fategli vedere il mio profilo e ditegli di venirsi ad allenare con noi, così che sfruttiamo il potere mediatico per arrivare a più persone possibile. Ok, bevo un po' d'acqua, poca, se non vomito. Ultimo giro, spalle, forza. Questo un po' oggi lo sto sentendo, sentirete tutto il lavoro fatto anche di plank di questi giorni, un po' si sente. Vediamo quanti riusciamo a farne. Ok, forza, anche ginocchia. Piedi, forza, spalle, fianchi, anche, ginocchia, piede, piede e stop. Ragazzi, oggi pomeriggio, oltre al video dell'allenamento che carico tra poco su YouTube, mentre faccio la doccia momento a caricare, carico anche un video che ho fatto ieri su come pesarsi sulla bilancia, tutto il percorso che va fatto per utilizzare bene questo strumento che molti odiano, ma se lo sappiamo utilizzare in una maniera corretta, andatevelo a vedere, esce oggi pomeriggio come pesarsi sulla bilancia. Sono 10 punti dove affronto tutto quello che c'è da sapere come utilizzare questo strumento malefico nella maniera corretta, in maniera tale da non avere poi più timore di pesarsi e non farsi più influenzare da un numerino che ci cambia l'andamento della giornata, ok? 10 secondi.
Ultimi 2 minuti. Superman hold. Forza. Tengo, 40 secondi. Spingo avanti. Venticinque secondi. Ricordo che l'applicazione che uso si chiama Seconds, secondi in inglese. 20 secondi. Io ho la Pro che costa 5 euro, ma in realtà anche quella free è buona. Non ti puoi salvare più di un tot di allenamenti, ma forza, 10 secondi e brucia tutto. 5. Ok. Starfish crunch, ultimo minuto, poi non ve ne andate, che abbiamo 2 minuti di mobilità, ma proprio due. Via, dai che è l'ultimo. Forza, la mano d'appoggio a terra. Mi spinge un pochino anche sul gomito, va bene, eh? Sto anche alzando un pochino sul gomito. Provate a toccare adesso il lato, la parte esterna, quasi a toccare la suola. Quindi strizzo un po' di più e arrivare in alto. 15 secondi, forza, 10, dai, gli ultimi 3 o 4, 1, 2, 3, 4 e stop, 5, fermi lì. Non me ne andate, 2 minuti, vediamo quanti siamo, dai, ancora 480, un numerone. Allora, rilassiamo un attimo l'addome, sono qua, lascio andare la pancia. Allora, da qua non allontano le spalle dalle orecchie e mollo la pancia un pochino, rimango lì. Eccola che piange, sta per evadere, anzi sta per invadere il gattino, non so cosa fa, eccola, è arrivata, sì, che c'è, sì, vieni qua, dai, fai stretching con noi, allora, stretching qua, sono qua e porto il sedere giù, su, sì, non ti preoccupare, dai, vieni qui, vieni a giocare con noi. Ok, stretching col gattino, sto qua e giù col petto. Lei tanto sta qua, non è un problema, per lei si diverte. Madonna, madonna che gattino. Ok, dorso della mano schiacciato a terra. Ancora 10 secondi, poi cambiamo, poi stop. Eccola, cambio, dica, niente, lei passeggia tranquilla, spensierata, tanto un gatto che gli frega. Ok, 5 secondi, e stop. Molto bene ragazzi, salutiamo tutti quelli che seguiranno su YouTube.